La carica dei 600 ha di nuovo riempito il centro affari ad Arezzo. Tanti sono stati gli espositori presenti nei locali di Arezzo Fiere e Congressi per l'edizione 2022 del mercato delle pulci, la prima dopo gli anni di stop dovuti alla pandemia. Alcuni con la mascherina, ma la maggior parte senza, e migliaia hanno affollato le sale del Palaffari aretino in un weekend da tutto esaurito. Stavolta le giornate di vendita da parte degli svuota soffitte o di coloro che invece facevano parte della sezione vintage sono state due, il sabato e la domenica. Impossibile trovare un parcheggio, soprattutto domenica pomeriggio. In tantissimi sono arrivati per accaparrarsi gli affari migliori. Tra i banchi oggetti davvero per tutti i gusti, per i collezionisti, per gli amanti del vintage o più semplicemente, la maggior parte, per coloro che del mercato dell'usato ne hanno fatto quasi un mantra. La riscoperta di questo mercato del resto non è una novità. Ormai, oltre ai mercati fisici, come questo, ci sono tanti mercati virtuali che stanno spopolando. Ma il grande mercato delle pulci, guai a chiamarlo mercatino, ha un grande merito che nell'epoca post-pandemia assume un valore ancora più importante. La riscoperta del contatto umano, delle parole al posto dei messaggi, di una pacca su una spalla, di un grazie detto con un sorriso, in una parola della nostra umanità che il Covid e le mascherine ci avevano tolto.